Buonasera a tutti, per me stasera è veramente difficile trovare le parole perché abbiamo attraversato in corteo questa città con un silenzio che ha detto più di 1000 parole. Una comunità sconvolta da quello che era successo a Senago a Giulia e da quello che è successo stamattina a Sant'Angelo. Sono eventi che è difficile da poter descrivere fondamentalmente perché rappresentano la follia umana. E adesso c'è una grossa manifestazione di solidarietà, come lei può vedere, proprio a sostegno delle famiglie di queste vittime. Per me, per noi è doveroso essere qui almeno per invitare la nostra comunità a stringere i denti, a trovare valori di fondo, a sentirsi una grande famiglia, ma anche per sollecitare tutti i padri e le madri a fare qualcosa di più, a ritrovare, come dire, una funzione di educazione, di orientamento, anche di aiuto per chi vive in condizioni di disagio. Dobbiamo ritrovare questa dimensione, altrimenti diventa davvero difficile reggere queste situazioni perché non ci sono parole. Vice sindaco metropolitano, la città metropolitana si stringe intorno a questa comunità. Si stringe intorno a questa comunità, la comunità di Sant'Angelo, per quello che è accaduto stamattina e per quello che è accaduto per la povera Giulia. Siamo qui insieme a tutte le istituzioni per rappresentare e testimoniare la nostra presenza affinché questi episodi non accadano più e di collaborare tutti quanti insieme perché questi episodi non devono più accadere. Questi episodi non accadono più, bisogna anche però lavorare sui centri antiviolenza e potenziarli. Potenziarli, certamente non è solamente repressione ma anche prevenzione, questo è quello che noi dobbiamo fare e quindi noi ci saremo e cercheremo di fare il massimo che possiamo fare ognuno per le proprie competenze e per quello che può rappresentare. Purtroppo non possiamo essere presenti a questa fiaccolata in memoria della nostra cara Giulia e Tiago. Vogliamo però fare arrivare a tutti i presenti il nostro messaggio di ringraziamento per la vicinanza mostrataci. L'affetto ed il calore di tutti voi è per noi fonte di grande supporto. Il nostro amore per Giulia e Tiago, eterno, smisurato ed insaziabile, è la più ardente tra le fiamme di questa e di tutte le fiaccolate in loro memoria. Nessun sentimento di odio potrà mai spegnere questo fuoco in cui ci struggiamo e riscaldiamo al contempo. Per noi Giulia è e sarà per sempre madre premurosa, amorevole sorella e figlia indimenticabile. Grazie a tutti voi. Un valoroso abbraccio da Loredana, Franco, Chiara e Mario.